Che cosa vuol dire fare la rivoluzione utilizzando la magia? E secondo noi vuol dire questo. Quando ero bambino, a intervalli di mezz'ora correvo nel pollaio per vedere se le galline avessero fatto l'uovo. Incredibile a dirsi, ogni volta ne trovavo uno. Entusiasta correvo a portarlo allo zio. Mezz'ora dopo la scena si ripeteva, e così tutto il giorno. Una sorpresa continua. Se avessi avuto qualche anno in più, tanta fertilità avrebbe dovuto insospettirmi. Perché sì, dietro le quinte c'era qualcuno che muoveva i fili e lo faceva succedere. Lui, zio Giacomo. Era nato nel 1910, aveva visto l'ascesa al potere di Mussolini, ma si era sempre rifiutato di prendere la tessera fascista. Il piemontese si riconosce dal suo scetticismo, scriveva il protagonista di un romanzo di Eco. Posso solo immaginare il suo sopracciglio alzato quando i carri armati italiani sfilavano davanti a Hitler, mentre il duce si gonfiava il petto d'orgoglio. Che poi lo sapevano tutti, quello di Mussolini era un trucco. Lo stesso carro armato girava l'angolo, faceva il giro dell'isolato e passava anche due, tre o quattro volte. Guarda che battaglione, Adolfo! Mica ci avete una roba così, voi crocchi! Ma che tristezza usare un trucco magico per fare gli sburoni! Osservando la scena, lo zio deve aver pensato che quella storia andava capovolta. Impiegò più o meno mezzo secolo. Il duce aveva stupito Hitler, lo zio voleva stupire me. Ma trovando patetico quel gigantismo patriottardo, aveva capito che doveva scomparire. L'avrete già capito, era lui a rifornire la cesta di uova, ancora e ancora e ancora. Che idea geniale sostituire le uova ai carri armati! Scoprì che era stato lui solo dopo la sua morte. Non prese neanche un applauso, ma resta il ricordo più magico della mia infanzia. Di recente ci hanno fatto perfino una candid camera, appena più tecnologica. Ecco, la mia reazione era più o meno questa. E quando ci ripenso, credo sia giunta l'ora di ridefinire l'idea che abbiamo di magia. Di abbattere le pareti dei teatri e consentirle di invadere il mondo. Di restituirla alla gente comune per incoraggiare nuove storie e nuovi stupori. Non c'è bisogno di un palcoscenico per reincantare il mondo. Al contrario, ci si deve sporcare le suole con il fango di un pollaio. Se il mondo è pieno di storie da invertire, diventare maghi nel quotidiano non è soltanto possibile, ma necessario.